Portopalo, concussione, due consiglieri comunali, attesa l'udienza del tribunale riesame. Corrado Lentinello e Rachele Rocca, i due consiglieri comunali di Portopalo e l'ex consulente del sindaco di Portopalo, Antonino Rocca, arrestati dai carabinieri di Siracusa con l'accusa di concussione lo scorso 10 febbraio davanti al GIP, avevano negato ogni accusa. Gli indagati, assistiti dall'avvocato Giuseppe Gurrieri, hanno chiesto ai giudici del riesame di Catania la revoca della misura restrittiva e atteso in settimana il giudizio sulla richiesta di revoca dei domiciliari. Nella memoria difensiva, a suffragare la loro tesi, vi sono chat, messaggi vocali e altri documenti capaci di smentire la ricostruzione degli episodi a loro contestati. Quello che è privo di riscontro non è mai stato contestato agli indagati è il fatto che i tre abbiano chiesto delle somme di denaro o altre forme di utilità per sé o per altri a imprenditori che si rapportavano nel corso del 2020 con il comune di Portopalo, così come sostiene l'avvocato Giuseppe Gurrieri, difensore di Lentinello e Rachele Rocca, coinvolti insieme ad Antonino Rocca nell'inchiesta della procura per tentata concussione. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero incassato tangenti chieste a imprese. Tre anni fa avrebbero richiesto a un imprenditore 10.000 euro per interessarsi alla liquidazione di una fattura di 20.000 euro per lavori del comune richiesti dagli stessi indagati su incarico diretto e mai proposti dall'ente. Adesso in settimana si attende al riesame di Catania il giudizio sulla richiesta di revoca dei domiciliari.